Ed eccoci qua insieme di nuovo con l'almanacco, con l'oroscopo in questo 5 dicembre. Mancano 26 giorni alla fine di quest'anno. Oggi è Santa Cristina. Auguri, auguri, auguri e buon compleanno. Un grande attore, un grande comico, Maurizio Crozza, è nato nel 1959. E poi lei, la signora ormai della TV, Maria De Filippi, 1961. La frase di oggi, prima di entrare nel nostro oroscopo quotidiano: la buona moglie fa il buon marito fa la buona moglie. Auguri a tutti. Entriamo ancora dall'Ariete e arriviamo ai Pesci. Ariete, è a voi che qualcuno si affiderà per capirne di più su una certa materia. Siete particolarmente chiari e semplici nell'esprimervi e gli permettete così di entrare nell'argomento senza troppe difficoltà. Saprà ricambiarvi al momento opportuno, per questo vi farà sentire importanti. Toro, potrebbero verificarsi dei piccoli contrasti nella sfera delle vostre amicizie. Evitate di farvi saltare i nervi, non risolvereste nulla, ma vi creereste qualche problema in più di quelli che già ritenete di avere. Cercate di ritrovare la calma, scaricatevi facendo un po' di moto. Gemelli, un po' di tensione oggi non mancherà. Quella certa interrogazione o quel certo colloquio lo avete atteso a lungo. Ora che è arrivato il momento, vi potranno forse mancare un po' le energie. Siate meno preoccupati, perché comunque andrà tutto benissimo e vi stupirete di quanto fossero infondate le vostre ansie. Cancro, vi sveglierete bene questa mattina, con un'aria finalmente un po' più pimpante. Meno male, è ora che vi tiriate un po' fuori dal vostro letargo dorato. Gli incontri che farete saranno molto simpatici e positivi e vivrete in un clima di serena apertura, dolcezze e vitalità. Leone, scegliete di non scegliere. Questo è quanto vi raccomandano gli astri. Per non cercare di mantenere due posizioni contemporaneamente, ma per valutare ancora un po' se e quanto vi è stato detto è vero, oppure quanto si nasconde di aspetto negativo che non riuscite a scorgere. Tanto nessuno vi metterà troppa fretta. Vergine, tutto ciò che riguarda il vostro prossimo futuro oggi per voi assumerà un'importanza enorme, forse esagerata, perché risolvere in una volta sola tante situazioni è praticamente impossibile. Lo volete fare perché non vi piace il vostro presente, ma dovrete procedere per gradi. Bilancia, non saltate subito alle conclusioni oggi, cercate invece di ragionare con calma. Se le cose non sono andate per il verso giusto, o perlomeno come voi vi aspettavate, forse è perché non era ancora il momento. Ci sarà una nuova opportunità, non sentitevi soli, perché c'è chi vi apprezza. Scorpione, non ci sarà il tempo per dire come la pensate. Dovrete affrontare tutto molto velocemente, senza alcuna possibilità di discuterne. Meglio così, anche perché a voi non sarebbe piaciuto affatto affrontare la situazione, e invece, agendo distinto, finirete per cavarvela egregiamente. Sagittario, oggi sarete al centro di una serie di complimenti che vi daranno una dose di sicurezza davvero notevole. Attenzione però a non esagerare e a dare per scontate molte cose. Potreste andare incontro ad una futura delusione. Le lusinghe non sempre sono sincere. Aprite bene gli occhi. Capricorno, non eccedete oggi nel mangiare e nel bere per cercare di porre rimedio a tavola alle cose che non vanno come vorreste. Non risolvereste i vostri problemi, anche se la vostra è una forma di compensazione che non crea difficoltà a nessuno, tranne alla vostra linea. Cercate di sbloccarvi usando altri metodi. Acquario, riceverete un invito molto lusinghiero, stimolante. Vi troverete quindi in mezzo a persone giuste, come voi siete abituati a dire, e in effetti potrete finalmente trovare chi condivide i vostri stessi interessi senza stupirsi di niente. Voglia di nuove conquiste e nascita di nuove passioni. Pesci, forse dovrete fare un salto fuori città o comunque lontano dai vostri luoghi abituali, ma questo non vi dispiacerà affatto, anche perché si prevedono nuovi e stimolanti incontri e probabilmente un nuovo modo di fare amicizia. Dovrete però non badare allora, la vostra disponibilità dovrà essere totale.